Figlia carissima, sento l'irresistibile bisogno di scendere dal cielo per farti le mie visite materne. Se tu mi assicurerai il tuo amore figliale, la tua fedeltà, io rimarrò sempre con te nell'anima tua, per esserti maestra, modello, esempio e madre tenerissima. Io vengo per invitarti ad entrare nel regno della tua mamma, nel regno cioè della divina volontà, e busso alla porta del tuo cuore perché tu mi apra. Sai, con le mie stesse mani ti reco in dono questo libro. Te l'offro con premura materna perché tu, a tua volta, leggendolo, impari a vivere di cielo e non più di terra. Questo libro è d'oro, figlia mia. Esso formerà la tua fortuna spirituale e la tua felicità, anche terrena. In esso troverai la sorgente di tutti i beni. Se sei debole, acquisterai la forza. Se sei tentata, acquisterai la vittoria. Se sei caduta nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà. Se ti senti afflitta, troverai il conforto. Se fredda, il mezzo sicuro per riscaldarti. Se affamata, gusterai il cibo prelibato della divina volontà. Con esso non ti mancherà nulla. Non sarai più sola, poiché la tua mamma ti farà dolce compagnia e con ogni cura materna prenderà l'impegno di farti felice. Io, l'imperatrice celeste, penserò a tutti i tuoi bisogni, purché tu acconsenta di vivere unita a me. Se tu conoscessi le mie ansie, i miei sospiri ardenti ed anche le lacrime che verso per i figli miei. Se tu sapessi come io arda dal desiderio che tu ascolti le mie lezioni tutte di cielo ed impari a vivere di volontà divina. In questo libro tu vedrai meraviglie, troverai una mamma che ti ama talmente da sacrificare il suo diletto figlio per te, onde poterti far vivere di quella medesima vita di cui ella stessa visse sulla terra. Deh, non darmi questo dolore, non respingermi. Accetta questo dono del cielo che ti reco. Accogli la mia visita, le mie lezioni. Sappi che io percorrerò tutto il mondo. Andrò da ciascun individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e se occorrerà, girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscano e facciano regnare ovunque la divina volontà. Eccoti spiegato lo scopo di questo libro. Coloro che lo accoglieranno con amore saranno i primi fortunati figli che apparterranno al regno del Fiat divino. Ed io, a caratteri d'oro, scriverò i loro nomi nel mio materno cuore. Vedi, figlia mia, quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione volle servirsi di me per far scendere il Verbo eterno sulla terra, mi chiama un'altra volta in campo e mi affida l'arduo compito, il sublime mandato di formare sulla terra i figli del regno della sua divina volontà. Maternamente premurosa, mi metto quindi all'opera e ti preparo la via che ti dovrà condurre a questo felice regno. A tale scopo ti darò sublimi e celesti lezioni,
ed infine ti insegnerò speciali e nuove preghiere, mediante le quali impegnerai il cielo, il sole, la creazione, la mia stessa vita e quella del figlio mio, e tutti gli atti dei santi, affinché, a nome tuo, essi impetrino il regno adorabile del voler divino. Queste preghiere sono le più potenti, perché compromettono lo stesso operato divino. Per mezzo loro Dio si sentirà disarmato e vinto dalla creatura. Forte di questo sussidio, tu affretterai l'avvento del suo regno felicissimo, e con me otterrai che la divina volontà si faccia come in cielo, così in terra, secondo il desiderio del Maestro Divino. Coraggio, figlia mia, fammi contenta, ed io ti benedirò.